siamo in compagnia di Silvia Mezzanotte. Ciao Silvia, ben trovata. Ciao Nico, ben trovato a te, molto ben trovato. Grazie Silvia, grazie per aver accettato l'invito. Sono felice di poter fare questa chiacchierata con te in questo momento storico, parlando di cose importanti ma anche di cazzeggio, perché uno degli aspetti che apprezzo molto di te è proprio questo equilibrio nel riuscire in determinati momenti a essere profonda, seria, sensibile qual sei, ma anche a prenderti alla leggera, perché sai, è un attimo diventare fuori luogo, quindi questo è un'arte, è un talento, un altro talento che hai. E inizio col chiederti come stai e come hai vissuto questo. Ma io sto bene, fisicamente sto bene, fortunatamente. Ho vissuto questo periodo a fasi alterne, poiché nel primo periodo tutti gli artisti sono rimasti un po' sgomenti. Poi ce ne siamo fatti un po' una ragione. Poi ho avuto un problema familiare con la mia mamma che ha dovuto andare in ospedale, non per il problema del Covid, ma è lo stesso. La mia mamma ha 88 anni, quindi quando vedi una persona anziana entrare in ambulanza, sai che non potrai seguirla, non potrai starle accanto, sei terrorizzato dall'idea di non vederla più. Fortunatamente è andata bene. A un certo punto, complice l'essermi levata la mascherina per 15 secondi di fronte al primario, il primario mi ha riconosciuta e da quel momento, per fortuna, ho potuto avere con lui dopo aver chiacchierato dei Mattia Bazzar, della mia carriera e di altro, ho potuto avere con lui una conversazione più diretta, il che mi ha permesso di fare in modo che la mamma tornasse a casa, anche se in altre condizioni sarebbe rimasta almeno altri 10 giorni in ospedale. E da lì mi sono trasferita da lei e trasformata in infermiera, facendo tutto quello che dovevo fare. Per cui ho imparato tutto di alcune manovre fondamentali che fanno badanti, che il Signore ce le protegga sempre, infermieri, medici, che il Signore ce li protegga sempre. Ero in contatto telefonico con alcuni medici che conosco per farmi dare tutta una serie di dritte. L'abbiamo sfangata letteralmente. L'abbiamo sfangata letteralmente e adesso siamo riusciti a riportarla alla normalità. Io adesso sto vivendo quindi una fase più tranquilla nella quale tutte le paure di prima sono diventate paura di seconda generazione, perché la paura più grande ovviamente è passata. Cosa ti spaventava di più, Silvia, nel saperla in ospedale magari da sola, oppure era un fattore egoistico che dici la voglio vicino a me? No. Sono scattati. No, non era un fattore egoistico, era l'idea di saperla. Certo. Era l'idea di saperla sola, senza poter comunicare con i familiari e con una serie di ulteriori disagi, perché è un po' sorda, per cui ha un telefonino, ma riuscire a comunicare con lei era molto difficile. Mi sono ritrovata di sera alle 10, siccome l'hanno trasferita in una clinica in cui dopo la sera non c'era più nessuno, c'erano gli infermieri di reparto, ma nessuno rispondeva. Mi sono ritrovata la sera intorno alle 9:30 a correre in ospedale, semplicemente per andare a chiedere agli infermieri se potevano portarmi il telefonino e verificare, perché nel frattempo lei aveva staccato la connessione, spento il telefonino, perché gli anziani sono così. E per lei è stata una grandissima sofferenza, cioè un grandissimo disagio essere là ed essere sola, non poter comunicare con noi, oltre al fatto che stava male. Ecco, dal momento in cui è tornata a casa, un pezzettino alla volta, con catetere, fili e quant'altro, però pian pianino si è subito, come dire, riadattata. E l'idea, avevo già vissuto questo tormento quando il mio papà era in ospedale qualche anno fa. Il mio papà è morto di Alzheimer nel 2018 e nell'ultimo periodo era in ospedale. La notte sapevo che, poiché non si controllava e noi non potevamo restare la notte, sapevo che lo legavano, come fanno spesso. Questa era una cosa che mi faceva piangere disperatamente e questa cosa mi aveva lasciato un brutto segno, per cui ero terrorizzata, anche perché la mia mamma mentalmente, nonostante i suoi 88 anni, è totalmente presente, quindi si rendeva perfettamente conto della situazione, perciò la sua paura, la sua angoscia era un po' la mia e quella di mia sorella, ahimè, che peraltro, avendo avuto qualche linea di febbre un paio di settimane prima,
ho preteso che stesse lontanissima fino a quando non è passato quantomeno un tempo possibile, perché il tampone non gliel'hanno fatto e quindi alla fine abbiamo aspettato un tempo X che supponiamo essere quello giusto, ma non lo sapremo mai, a meno che adesso non ci consentano di fare i sierologici o comunque quantomeno il tampone. Detto questo, per il resto, la mia vita poi pian pianino ha cominciato a ritrovare una serie di equilibri attraverso il web, che è il mio modo per restare vicino al pubblico, ai fans, attraverso la pagina Facebook, attraverso Instagram. Tu hai alunni anche, perché tu fai parte della Esatto. tua accademia. Ecco, la realtà è che questo Covid ci ha insegnato che si possono fare delle cose che prima non immaginavo, poiché io avevo il desiderio di poter seguire molti dei miei allievi che magari conoscevo nei master in giro per l'Italia, anche dopo l'incontro fatto, e spesso mi veniva richiesto, e pensavo che non ci fosse un modo se non di persona. Invece io ho un asso nella manica che si chiama Riccardo Russo, il maestro Riccardo Russo, che è il mio socio della The Vocal Academy. Con lui abbiamo messo a punto questa piattaforma mediatica attraverso la quale siamo in grado, in due, perché noi facciamo sempre lezioni in coppia, proprio perché compensiamo su tutto quello che il web o la distanza possono creare. Quindi in questo modo siamo in grado in automatico di fare lezioni, stiamo avendo dei risultati che io non credevo possibili per quello che riguarda professionalità, qualità, quelle le conosco, ma la capacità, la stabilità del web per riuscire a fare una lezione vera, reale, riuscire ad ottenere dei risultati nonostante la distanza, e in questo modo siamo, come dire, riusciti a prendere un gran numero di allievi che adesso sono un po' in giro per tutta l'Italia, ma soprattutto tenere stretti i nostri ragazzi della The Vocal Academy, che sono molto molto giovani ed erano tutti spaesati perché la loro vita è stata completamente rivoluzionata. E se il loro strumento emozionale numero uno è il canto, dover perdere anche quello sarebbe stato veramente un grosso problema. Devo dire che invece, attraverso le lezioni che stiamo facendo e attraverso i master online che stiamo facendo, soprattutto il master web, che è un'idea originale che mi sono inventata io, che tutte le settimane, lo facciamo tutte le settimane sulla mia pagina web, e si chiama Master Show, perché proponiamo alcuni ragazzi delle nostre accademie, ma anche altri che si propongono in autonomia, ci inviano un video perché la performance in diretta dipende dalla stabilità della loro linea. E allora diciamo a tutti: fate un video casalingo, anche perché questo è già un input di lavoro da fare a casa, perché ognuno di noi, se deve fare un video, si controlla se l'audio è buono, lo rifà più volte, e questo è già un motivo di studio. Ci mandano questi video e noi li mandiamo in diretta sulla mia pagina Facebook, interagendo in continuazione con il pubblico di Facebook. E quindi facciamo formazione, ma nello stesso tempo gli diamo un pubblico vero, che critica, consiglia, suggerisce. E questa cosa, devo dire, è piaciuta molto, sta piacendo molto. Continuiamo a farla ogni giovedì dalle 17:30. E anzi, visto che tu sei in questo momento, mi apri una finestra sul mondo web, se qualcuno è interessato mi può scrivere a Silvia Chiocciola TheVocalAcademy.it, perché è da lì che partono tutte le mie idee. Una bella opportunità, diciamo che ti stai tenendo bella Eh occupata, sì. hai tante cose da fare, quindi ti chiedo quanto hai pulito in questa quarantena, perché forse non si conosce tanto questo tuo lato igienizzante, ma tu eri già fissata prima di tutto quello che è successo, quindi dico sempre alla risposta che pulisce più di Chantecler, alla domanda la risposta sei tu, quindi quanto hai pulito? È peggiorata questa Posso patologia nella pulizia o patologia sempre presente? No, non è peggiorata, anzi, non potendomi occupare di tutto, perché nel frattempo le ore da dedicare al web sono aumentate considerevolmente, senza parlare proprio del primo periodo, quando la mia mamma era in ospedale, io ho abbandonato casa, mi sono trasferita a casa sua. A casa mia c'erano i miei cinque cuccioli e Massimiliano. I talpi, cioè i robottini che andavano a ogni piè sospinto per tentare di salvare salvabile. Ti posso solo dire che se mi vedi così tranquilla oggi è perché per la prima volta dopo 2 mesi la signora delle pulizie è
È tornata, è a casa mia che sta pulendo e io sono, come vedi, sono leggera e appena l'ho vista non ho potuto abbracciarla, ho detto non sai quanto piacere mi faccia vederti. Ho fatto quello che ho potuto perché alla fine nella vita ci si arrangia, però non è aumentata, nel senso che Più di a un così, certo ecco. punto chiudi gli occhi. Esatto. I social, come dicevi tu prima, forse mai come in questo momento ci sono stati utili, probabilmente li abbiamo utilizzati come si deve e non ci siamo lasciati utilizzare da loro, come forse negli ultimi anni stava accadendo. Addirittura ti sei data a TikTok e qui apriamo una pagina di cazzeggio, perché mi hai fatto morire da ridere, soprattutto nel video dove canti in playback, ovviamente, il brano di Paola Cortellesi che imita la sua Stessa. volta. Io vorrei che tu la incidessi con la tua voce. Dimmi cosa devo fare. Mannaggia! Giovanotto! Ho riso per 2 giorni. E quando dice l'alto liccio di me mi straccia le balle. Quello era il mood immagina mio in questo periodo. Quindi capisci? Ecco, vorrei che tu spiegassi a chi non conosce Perché? TikTok, no, no, perché è bello, perché è bello, la risposta c'è. Ma chi non conosce TikTok, ad esempio mia mamma, to, spiegasse a mia mamma, a parole tue, cos'è TikTok. Beh, TikTok è il modo più leggero di utilizzare il web, mettendo in risalto anche lati che, nel mio caso, la mia vita artistica, magari chi mi conosce personalmente lo sa, io sono spassosa, ridanciana, racconto barzellette, mi prendo in giro, sono autoironica, cioè accetto, come dire, le battute di tutti su qualunque cosa. Ma chi non mi conosce bene pensa che io sia quello che canta quelle note, quelle che ammazzano le zanzare d'estate, che sale sul palco, quello che ha vinto il Festival di Sanremo. Ok, e no, io sono anche il resto. E per un po' ho guardato, nel senso che volevo capire cosa fosse, e poi mi ci sono buttata. Poi, come vedi, io ne faccio pochi, ma li vado a scegliere con estrema cura. E tra l'altro questo mi ha concesso di entrare anche c'è una trasmissione di cabaret che stanno facendo a Modena, per cui il Riccardo Benini, che è il direttore artistico, mi ha già inserito 2 volte e non ha ancora visto l'ultimo che adesso gli manderò, che è l'ultimo, fa comunque morire dal ridere. E mi piace molto fare ridere, mi piace fare sketch, perché mi rende anche perché TikTok è un mondo nel quale non c'è il giudizio, puoi avere 10 anni, o 50 o 80, io vedo dei vecchietti che fanno dei TikTok meravigliosi e li adoro, se mia madre me lo consentisse, e secondo me lo farà quando starà un po' meglio, farò qualche TikTok anche con lei, non riesco, l'unico che non riesco a coinvolgere è il mio compagno, lui ride moltissimo dei TikTok degli altri, ma non vuole entrare, quindi forse il social che in questo momento alleggerisce di più, ho preso la decisione di cominciare proprio adesso, perché dopo una prima fase nella quale ovviamente ci siamo tutti disperati, come dicevi, l'alternanza tra la parte seria, seriosa, di spessore e quella leggera deve essere nel quotidiano, per cui io mi sono dedicata anima e corpo a tutto quello che potevo per dare una mano, ho partecipato per ospedali di ogni genere a situazioni cercando di gestirle da casa come potevo perché non avevo la struttura in casa per poter cantare canzoni per bene, l'ho fatto con i microfonini dell'iPad, cercando di dare il massimo per quanto possibile, impiegando 10 volte il tempo rispetto a quello normale. Però l'ho fatto perché mi sembrava opportuno essere presente nelle iniziative di beneficenza, di solidarietà, che in quel momento erano opportune e importanti. E poi a un certo punto ho detto ok, adesso però alleggeriamo e cerchiamo di farlo scherzando e sapendo che chiunque mi vede in quella dimensione vede una parte di me che esiste, che c'è, può anche non piacere, ma è poco importante. Però non te A me l'aspetti, piace. per quello che fa ridere, perché non te l'aspetti, io, mamma mia. Comunque, noi ci siamo fatti delle lunghe chiacchierate, sì, abbiamo parlato spesso del tuo percorso. Quest'anno sono 30 anni di carriera, se consideriamo l'inizio della tua carriera, ovviamente il Festival di Sanremo nel 1990, quando hai partecipato con Sarai Grande. Sarai Grande, in realtà, eri poco più di una bambina. Quindi che ricordo hai di quell'esperienza? Beh, di una grande, diciamo, allegra, folle ingenuità, perché diciamo che sono stata un po' catapultata dai palchi di
dei locali al Festival di Sanremo senza una reale preparazione. E io ho partecipato ad un provino per un brano che doveva andare a Sanremo, la canzone era selezionata perché insomma aveva buone probabilità di passare, abbiamo fatto diversi provini, ho vinto il provino e sono andata, ma così da oggi a domani. Questo è stato, diciamo, il primo colpo di fortuna, se vogliamo chiamarlo così. Perché in realtà la mia. Una cosa, Silvia, se interrompo, tra l'altro quell'edizione è stata l'unica a non essere in un teatro con quei 1.000 posti che ha l'Arison, ma in un vero e proprio palasport di 5, costruito ad hoc, ma di 5.000 posti, quindi una platea immagino scombinata. 2 anni consecutivi l'hanno fatto al Palafiori, quello che poi adesso è stato trasformato per ospitare Sanremo, Area Sanremo, altre cose. Ed era, dal mio punto di vista, del tutto inadatto al Festival di Sanremo. Un palco enorme, mancava l'intimità, che nonostante l'Ariston sia molto grande, mancava l'intimità di un teatro vero, sì. Però, detto questo, la bellezza di quelle 2 edizioni, secondo me, fu che c'era l'intervento degli ospiti stranieri che prendevano le canzoni in italiano e le rifacevano a modo loro. Questo ha permesso di vedere Ray. Io ho fatto le prove dopo Ray Charles, c'era Didi Bridgewater, l'anno successivo Sarah Jane Morris, cioè artisti meravigliosi. Detto questo, però, io stavo Alice nel Paese delle Meraviglie e l'ho vissuta così, nel bene e nel male. Gli anni successivi al festival, nonostante sia andato bene il mio festival, gli anni successivi, diciamo 2 anni dopo, la luce si è spenta, un anno e mezzo dopo. Ma questo anche perché io non avevo la struttura mia personale, ma non avevo neanche una struttura intorno a me che mi permettesse di crescere in maniera adeguata. Voglio dire che in questo momento un giovane che esce, che ne so, vincitore da amici, viene poi sorretto verso una direzione come quella dell'ipotetico Festival di Sanremo e intorno gli viene costruito un percorso, giusto o sbagliato, questo è, però io questa cosa non l'avevo, è stato casuale l'entrata e casuale l'uscita. E quindi poi però ho ricominciato tutto da capo, facendo tanta bellissima gavetta, lavorando con tanti altri artisti, lavorando nei locali, sudando, soffrendo, facendo concorsi, porte sbattute in faccia. Errori meravigliosi che ancora oggi sono diventati la base del mio approccio con gli allievi, perché a loro cerco di evitare le porte che ho sbattuto in faccia. Tanto gli schiaffi in faccia li prenderanno comunque, non c'è modo di levarglieli. Ma alcuni errori sulle scelte artistiche, repertorio, come presentarsi, glieli posso evitare. Loro possono uscire molto più preparati, con un'idea precisa, e molti di loro che fanno un master con me o mi seguono in alcune lezioni, poi vanno a fare un'audizione o che altro, mi chiamano e mi dicono: sai che avevi ragione, mi hanno fatto quella domanda e per fortuna che tu me l'avevi detto, io mi ero preparata su questa cosa. Banalissima, una presentazione. Mi chiamo Silvia Mezzanotte e ho deciso di cantare Brivido Caldo perché che messaggio voglio comunicare a Balbetto, no? Devi dire qual è il messaggio che tu porti con questa canzone. Questo significa approfondimento, e l'approfondimento, che è il contrario della superficialità che ormai dilaga, l'approfondimento significa anche andarsi a cercare l'X factor, perché sarà attraverso quell'approfondimento che riuscirai a dare un colore ad una nota, perché quella nota avrà un significato diverso. E non ti servono 5 ottave di estensione per cantare, te ne può servire una e mezzo, ma densa, pregna di significato. Quindi tutte queste cose io le ho imparate sulla mia pelle, perché quando ho fatto questa mia gavetta non c'era nessuno a spiegarmele. Ho sbagliato tante cose, ma nessuno mi diceva perché, le ho capite dopo. E adesso, se posso, le trasferisco. Gli anni 90 sono stati una bella palestra per te, assolutamente, prima ad arrivare a, credo, l'incontro più importante della tua vita, nulla togliere a Massimiliano, che salutiamo, con Giancarlo Golzi, e quindi l'ingresso nel mondo fantastico del Mattia Bazar. Il Festival di Sanremo a coronamento di quegli anni meravigliosi, la vittoria del Festival, il coronamento di tutto, ma lo so che è difficile, ma se dovessi chiederti un episodio di quegli anni fantastici, il primo che ti viene in mente, più bello. Io e Giancarlo,
avevamo un rapporto fraterno di reciproca gentilezza, comprensione, buon umore. Cioè, se, quando io salivo sul pulmino, perché i ragazzi, Fabio, Piero, Giancarlo, Carlo partiva da Bordighera, andava a Milano, da Milano partivano Piero e Fabio, passavano da Bologna e scendevano giù con il nostro autista. Quando io salivo sul pulmino, perché noi lo chiamavamo pulmino, no, van, no, il nostro pulmino, e mi sedevo al mio posto, era proprio accanto a quello di Giancarlo, per noi c'era un sorriso di l'atmosfera era gentile, delicata, sobria di sorrisi, anche se poteva esserci qualche tensione nel gruppo, perché quanti chi non ne ha, ecco, poi ce ne sono state tante, prima, dopo, durante. Però c'era sempre questo sorriso e questa è forse la prima cosa che ricordo. La seconda è che ogni sera, prima di salire sul palco, Giancarlo e io ci guardavamo e sapevamo che avremmo avuto all'interno del concerto una serie di momenti precisi, dei quali i nostri occhi si incrociavano per dirsi qual era la sensazione di quel momento. Cioè, io mi giravo verso la batteria. Se lui era in sofferenza perché magari non stava tanto bene, poteva avere un problema, dallo sguardo io lo capivo e, come dire, gli lanciavo un gesto di forza, coraggio, che finiamo il concerto, e viceversa la stessa cosa. Oppure mi guardava come dire: ammazza quanto sei bella stasera, sempre in maniera amicale, questo che sia chiaro, cioè, perché purtroppo ci sono stati dei momenti in cui questa cosa è stata fraintesa e io ne ho sofferto tantissimo. E forse è difficile da capire per chi non vive una situazione come quella di gruppo, che gli elementi di un gruppo entrano talmente in sintonia tra di loro da avere delle confidenze che qualche volta sono anche maggiori rispetto a quelle che hai a casa, nel senso che io sapevo di tutti quali fossero le loro abitudini, chi prende il caffè. Io so di Piero che Piero prende il caffè al banco anche quando siamo al ristorante, perché lui il caffè lo vuole assolutamente bollente. Sapevo di Giancarlo che metteva una lacrima di latte nel suo caffè e sapevo esattamente la quantità di zucchero. Queste cose possono anche essere fraintese, ma nella vita di gruppo è così: il gruppo ha un linguaggio unico e parla una lingua sola. E io sono sempre stato un po' il quarto uomo all'interno del gruppo. Quindi queste sono tutte cose che io ricordo perché si era creato, in particolare con Giancarlo, si era creato proprio questo rapporto molto solido di fraterna amicizia. C'è stata grande confidenza e comprensione anche nel periodo in cui io non ero all'interno del gruppo e quindi sapevo un po' tutto quello che succedeva di Giancarlo, non del gruppo, perché il gruppo poi quando hanno avuto un'altra cantante, hanno avuto Roberta Faccani, ovviamente doveva vivere di una confidenza propria e non entravo nel merito, ma io e Giancarlo ci sentivamo lo stesso. Successivamente hai intrapreso la tua carriera solista pubblicando 3 album, Il Viaggio, Lunatica e Aspetta un attimo, e qui voglio arrivare proprio al disco dell'anno scorso, la nostra ultima chiacchierata, perché il titolo, se vogliamo, è stato in qualche modo profetico, Profetico. perché si riferisce a questa capacità di contare fino a 10, di centellinare, ponderare veramente quelle che sono le nostre reazioni. Prima del coronavirus c'erano persone abituate a guardarsi dentro e altre abituate a guardarsi troppe volte fuori. Chi era un pochino preparato a questa situazione e chi invece si è trovato spiazzato. Quale impatto emotivo pensi che avrà tutto questo su di noi? Io spero che questo tempo che abbiamo necessariamente dovuto dedicare a noi e alle persone che abbiamo accanto, perché non abbiamo potuto avere. Io non credo nella distanza sociale, perché la socialità noi abbiamo cercato di averla comunque, e anzi, forse siamo più sociali in questo momento, è una distanza fisica. Spero che questo tempo possa aver permesso alla maggior parte delle persone di concederselo, guardarsi dentro, cercare di darsi delle priorità che non sono necessariamente quelle di quando corriamo in continuazione. Cioè, ho sempre detto che secondo me dovremmo imparare a rispondere a 3 domande. Chi sono, da dove vengo e dove voglio andare? Un tempo per rispondere a queste domande, secondo me, l'abbiamo avuto. Oh, spero di non sembrare blasfema, perché con tutte le brutte cose che sono successe,
Però ci sono alcune cose positive in questo periodo e queste cose positive sono che io spero in un miglioramento della coscienza di massa, perché spero che la gran parte delle persone possa aver capito quanto è stupido correre dietro a tante cose, cioè, stando in casa ci siamo anche resi conto che forzatamente, rinunciando a tante cose dall'esterno, siamo in grado anche di vivere con molto meno. Ognuno di noi ha dovuto farsi conti in tasca, ha dovuto percepire realmente il valore del denaro. C'è chi stava molto male prima, sta molto male anche adesso, e guai a Dio, i primi aiuti certamente bisogna che arrivino dal governo a loro. Noi siamo una categoria. Gli artisti probabilmente ricominceremo a lavorare per ultimi, ovviamente, però tutti quanti stiamo comunque cercando di stringerci, restare uniti. Stiamo facendo categoria, una cosa che non abbiamo mai fatto prima. Pensa un po', ci voleva il Covid per fare questo, per farci sentire una categoria e sentirci stretti, uniti, cercare di capire anche per noi cosa valga o cosa non valga. E poi c'è un'altra cosa che io spero, non ne sono sicura, ma lo spero. Secondo me, alla ripresa delle nostre attività conterà di più la qualità. E faccio un esempio molto pratico. Nel mio mestiere, i miei concerti si svolgono per metà in teatro durante la stagione teatrale invernale, per metà nelle piazze con l'incontro con la gente, che è meraviglioso per me ed è forse la cosa che mi manca di più. Chi costruisce i concerti nelle piazze sono in genere i comitati, cioè le persone del paese, le quali si fanno consigliare dai vari promoter di zona. Io sono certa che i promoter di zona vorranno consigliare le persone che nel tempo hanno saputo costruirsi una carriera e un rispetto per le persone, per il palcoscenico, per i musicisti e per i tecnici e per il pubblico, perché una delle cose, per esempio, che appartiene a noi quando arrivi nel paese che ti sta aspettando e che ha lavorato un anno intero per poterti portare lì, è il pubblico che vuole da te una stretta di mano, un abbraccio. Queste cose ovviamente non saranno possibili adesso. Forse troveremo un altro modo per farlo. Ma ci sono artisti, per esempio, che si negano a queste cose perché loro non compete, non spetta, loro spetta semplicemente salire sul palco e cantare. O ci sono artisti che si sono comportati male nei confronti dei comitati. Ecco, secondo me la qualità della persona, del personaggio, dell'artista e del lavoro che svolgi conterà, perché chi dovrà sponsorizzarti vorrà essere sicuro che le parole che sta usando per te siano poi assolutamente confermate. Purtroppo le economie cambieranno, questo è ovvio. Dovremmo tutti quanti riadattarci, perché la musica è il bene più effimero che esista. Però io sono convinta che ci sarà un salto di qualità anche in questo, o almeno lo spero, che mi piacerebbe tanto che il Covid potesse intervenire anche sulla musica, cercando di, come dire, togliere di mezzo anche tanta brutta musica che ci stanno propinando da troppo tempo, per dare un po' di valore, un po' di qualità. Ci sono tanti giovani bravissimi cantautori che fanno fatica anche semplicemente a farsi ascoltare, perché intanto ci sono tormentoni che ci invadono il cuore, la mente e che poi finiscono, i giovani ascoltandoli tante volte per radio finiscono col pensare che la musica vera sia quella lì. Questa è la cosa che mi spiace molto. Detto questo, si va avanti in tutte le salse e in tutte le possibilità. Per concludere, Silvia, citando una delle tue canzoni di maggior successo, che messaggio d'amore ti senti di rivolgere a chi in questo momento non si sente solo soltanto fisicamente, a chi vive nell'incertezza o a chi ha paura? Io intanto mi sento di dire grazie a tutti quanti, ma proprio un grazie assoluto, ma non ai miei fan, grazie perché all'inizio ci hanno dileggiato, calunniato tutti gli altri paesi, e invece noi abbiamo dimostrato di avere una qualità che nessuno di noi pensava di avere, perché nessuno ci riconosceva per l'Italia, cioè la disciplina. Tu senti parlare gli stranieri di noi e parli di disciplina. E invece siamo stati abbastanza disciplinati da arrivare fin qui. Ma certo, ci sono dei casi, per l'amor di Dio, questo può essere anche recente, mi riferisco ai Navigli, però hai visto come la reazione è stata
subito tosta, la questione è stata presa in mano immediatamente. Quindi intanto io mi sento di dire grazie davvero a tutti quanti noi che siamo riusciti a comportarci in questo modo, che forse proprio grazie a questo comportamento stiamo trovando una piccola riapertura. Alle persone che in questo momento non ce la fanno, mi sento semplicemente di essere vicina e di dire teniamo botta, perché gli aiuti stanno arrivando e voglio dire, non sono solo parole. Purtroppo c'è di mezzo la politica, c'è di mezzo la burocrazia, che anche nel Covid non è riuscita, come dire, a migliorare un granché, se non per alcune cose. Però questa volta peraltro l'Europa si sta muovendo, quindi cerchiamo di tenerci stretti e di tenere botta, perché purtroppo il rischio è sono le problematiche, è la guerra civile, dico esagerando, ma in questo momento ci possono essere veramente persone con questi bisogni. Quindi questo è il primo bisogno da soddisfare. Il mio messaggio d'amore è semplicemente l'ipotesi, esatto, ma è semplicemente l'ipotesi e la possibilità di ritornare nell'arco di un tempo non troppo lontano a fare musica e a farla aperta a tutti, anche con le persone distanziate, anche con la mascherina, anche con il bollino sotto per cui non ti puoi spostare, però riuscire a raggiungere le persone di presenza. Questo è il mio primo obiettivo. E poi io non vedo l'ora di... Quegli abbracci che io ho sempre voluto fortemente dopo, alla fine dei concerti, no? Anche nonostante il caldo, il sudore e tutto quello che c'è in estate, è lo stesso. Quelli, io rivoglio quelli. Ci vorrà forse più tempo, forse ci vorrà un anno, ma intanto io il mio messaggio d'amore sarò in grado di esprimerlo al massimo dopo il concerto, abbracciandoli tutti uno alla volta. L'ho già detto ai miei musicisti, l'ho già detto al mio manager, l'ho già detto ai miei tecnici che ci accompagnerà. Il concerto durerà 2 ore e 2 ore durerà l'abbraccio con il pubblico. Questo è quello che vorrò fare non appena avrò la possibilità di farlo. Ringrazio Silvia Mezzanotte per essere stata con noi, per l'affetto, la vicinanza che sai dimostrare e mi hai dimostrato, per l'ironia e soprattutto per la sensibilità. Grazie Silvia. Grazie Nico, alla un abbraccio grande, al prossimo abbraccio! Al prossimo!